ragazzi, siamo qui allo stand Samsung con un prodotto che ha avuto non poche difficoltà per arrivare sul mercato. Si tratta del Samsung Galaxy Tab 7.7 e dico difficoltà perché ha dovuto affrontare diverse battaglie legali con Apple che ne ha rallentato l'uscita sul mercato. Comunque lo vediamo qui al Mobile World Congress. È un tablet da appunto 7,7 pollici di diagonale con lo schermo Super AMOLED Plus, cioè lo stesso schermo che troviamo per esempio sul Galaxy S2. Vediamo un po' sul retro, ha questa cover posteriore in alluminio, molto carina veramente, con la fotocamera da 3 megapixel con autofocus e flash LED in grado di registrare a 1080p. A bordo abbiamo un processore da 1,4 GHz dual core, piattaforma Exynos, la stessa del Galaxy S2. Sistema operativo Android Honeycomb 3.2, non arriva in tempo per Android 4.0, comunque sarà aggiornato ad Ice Cream Sandwich nel secondo semestre del 2012. Abbiamo questa interfaccia un po' personalizzata da Samsung, la TouchWiz, con questo menu, questa dock station, e in generale insomma personalizzazione un po' in ogni aspetto. Vediamo qui in alto lo slot per la scheda SIM e questo è lo slot per la micro SD. Bilanciere del volume, tasto accensione e spegnimento. In alto la fotocamera per le videochiamate.